Nel video non si potrà sentire il profumo, ma si potrà vedere la prelibatezza che sta andando. Ma la finite tutta? Oggi va via tutta? Prima ce n'è ancora. Ah, ce n'è ancora. 200 chili. Benvenuti in questo nuovo video, primo video di settembre dopo le vacanze, dopo la pausa estiva. Chi l'ha fatta? Oggi siamo in compagnia di Svaldo, ciao, Tony, Gianluca. Ciao. Ci troviamo alla piana di Vigezzo. Prima discesa, piana colma, PC. Partiamo con il secondo trail di giornata, la Montenero. Questa è la prima volta che veniamo alla Val Vigezzo a girare in bici e quindi per noi è tutto un'incognita. Primo tornante. Secondo tornante. Adesso non contiamo più che tornanti. Fermare per riaccendere la GoPro e Tony mi è scappato.
Eh sì. Vabbè, tornati troppo secchi. Questa qua è proprio, si vede sulla carpina, che è una biscia. Oh, vai giù di 100 metri in due tornanti, Di là? No, uguale. Op, 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 vai, 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 vai. Fermi, patente e libretto per favore. Lei cosa ci fa nel bosco solo soletto? A Val di Gezzo. In Val di Gezzo, non ha paura del lupo nero o bianco? Ah, del lucchini, sì, perché è un cinghiale, perché è un lupo. È bello il panorama, Un po' faticoso.
c'è. E questo è fattibile perché è più largo. Io non ho... Sì. Tanto più grossa rispetto a quella... Perché dovrebbe... Vabbè, sono passati tanti anni. Dovrebbe allargarsi tipo questa. Stanco? Sai che siamo quasi. A Simoni sono tutti gradoni. Poi iniziano i gradoni. Wow! Eppure e questa è una bella mulattiera, eh. Eccola lì la strada. Destra!
vediamo il cervo. È arrivato il cervo e adesso buon appetito. Giro finito, vi ricordo che se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale per vedere altri nuovi percorsi.